Il Mar Mediterraneo impiega più di 70 anni per il ricambio completo delle sue acque. Sopporta il 20% del traffico petrolifero mondiale. Sulle sue sponde vivono 500 milioni di uomini, eredi delle antiche civiltà che per millenni hanno modificato radicalmente baie, promontori, isole. Eppure, ancora oggi, le profondità cristalline di questo mare circondato dalle terre sono solcate da creature gigantesche e le piccole isole sono centri di evoluzione biologica dove nascono nuove specie e si sperimentano nuovi modelli di vita. Al centro di questa ecoregione vitale per la biodiversità del pianeta ci sono l'Italia e i suoi mari. 8.000 chilometri di coste, le dune più alte del Mediterraneo, più di 30 aree marine protette, centinaia di isole piccole e grandi, alcune popolate da millenni, altre completamente disabitate, dominio dei vulcani, delle onde, del vento, ma soprattutto minacciate dall'aumento delle temperature e dalla trasformazione degli equilibri. Un mondo straordinario vicino a noi, ma ancora così misterioso. Laggiù soffia, Capodoglio ore 13. Un capodoglio è emerso per riposarsi e respirare profondamente, per ossigenare il sangue e i tessuti dopo una lunga battuta di pesca a 1000 metri di profondità. Ha trascorso 30 minuti in apnea a 100 atmosfere. È molto stanco, tiene la bocca aperta. La mandibola sembra piccola, ma in realtà è lunga almeno un metro e i denti conici potrebbero trapassare un uomo da parte a parte. Questi esemplari compiono una lunga migrazione per arrivare fin qui dal Mediterraneo meridionale, dove hanno incontrato le loro compagne. Adesso sta per immergersi di nuovo. Si è riposato per 20 minuti, incurante degli osservatori dell'Istituto Tetis che studiano i cetacei nel Mediterraneo. Si metterà in verticale e scenderà a testa in giù, come un tuffatore olimpionico. Mostrerà la coda e grazie alle immagini scattate in quell'attimo sarà possibile identificarlo e sapere dove è già stato visto e da quanti anni è in circolazione. È una vecchia conoscenza, un maschio di almeno 25 anni. È una vecchia conoscenza, un maschio di almeno 25 anni che è stato osservato anche in altre parti del Mediterraneo. Ci siamo. Un'ultima potente ispirazione, decine di litri di aria pura e poi giù. Il capodoglio scende veloce in verticale e ben presto scompare nel blu. Non è possibile seguirlo nella vertiginosa discesa nel canyon che si apre a 20 miglia dalla costa ligure, al largo di Sanremo. I soli segnali della sua presenza sono i click raccolti dall'idrofono. Sono molto forti. Il capodoglio è l'animale più rumoroso del mondo e i suoi schiocchi
superano i 230 decibel. Un'onda sonora in grado di tramortire. Ecco, una prima scarica, una raffica di click. Sono potentissimi. Torna ai 200 decibel. Una raffica, un'altra. E in caccia. È arrivato a 800 metri di profondità. Un'altra serie di click. Servono per localizzare la preda. A noi permettono anche di localizzare il punto in cui emergerà. Perché con le strumentazioni a bordo è anche possibile sapere esattamente dove il capodoglio verrà ad emergere, perché emerge in verticale, come un vero apneista. Percorre la distanza più breve in assoluto fra la posizione che ha occupato durante la caccia e la superficie del mare dove deve andare a respirare. Sta per emergere ormai, sì. In fase di emersione. Sono in due. Probabilmente stanno anche comunicando fra di loro. Due capodogli in caccia nel fondale, a circa 800 metri di profondità. Il mondo delle profondità estreme fino a pochi anni fa era inaccessibile agli esseri umani. Ma oggi è possibile osservare, filmare, studiare quanto avviene in quegli abissi avvolti dall'oscurità perenne. È in grado di farlo un veicolo subacqueo a comando remoto, un ROV, il cui controllo viene effettuato attraverso i computer della nave oceanografica Astrea dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Adesso il ROV ha inquadrato un grande squalo vacca che scivola silenzioso sul fondale. È lungo più di 2 metri. È un predatore, anzi, un super predatore. Ma se incontrasse un capodoglio, non avrebbe molte chance di salvarsi. I flash del ROV illuminano gli animali delle profondità marine, sorpresi dalla luce. Un gattuccio. Un altro squalo, questa volta di piccole dimensioni. Ogni essere vivente ha un posto nella comunità marina da cui, in definitiva, tutti dipendono. Anche il capodoglio e molti altri super predatori marini. In superficie, 1000 metri più in alto rispetto alla zona di caccia del capodoglio, un gruppo di delfini tursiopi ha intercettato un banco di sardine. Sono almeno una decina di esemplari e stanno operando insieme per evitare che le prede si disperdano. Per questi veloci e abili pescatori è un gioco da ragazzi tenere le sardine sotto controllo e ogni tanto afferrarne qualcuna. I tursiopi sono i delfini più noti non solo per essere fra gli animali più intelligenti del pianeta, ma anche per la loro abitudine di frequentare le acque costiere, dove i contatti con gli esseri umani sono ovviamente più frequenti. I gabbiani e le rondini di mare profittano della situazione per catturare qualche pesce.
Del resto se lo sono guadagnato, perché sono stati loro a segnalare la presenza delle sardine ai delfini. Tempo si pensava che i grandi cetacei entrassero solo occasionalmente nel Mediterraneo, attraverso lo stretto di Gibilterra, provenienti dall'Oceano Atlantico. Si credeva anche che non si fermassero a lungo, giusto il tempo di fare una nuotata nelle acque limpide e tiepide di questo piccolo mare interno. Le ricerche svolte negli ultimi decenni hanno invece permesso di accertare che la loro presenza è stabile. Almeno due zone importanti per i cetacei si trovano nei mari italiani, il canale di Sicilia e l'Alto Tirreno, dove si è registrata la presenza di 12 specie diverse. Fra queste ci sono le balenottere comuni, che sono fra gli animali più grandi del mondo e possono superare i 20 metri di lunghezza. Sono grandi, ma anche il mare è grande, e sono meno rumorose del capodoglio. Non sarà facile trovarle. Anche se sono degli animali grandi e veloci, tutti i cetacei del Mediterraneo, in misura maggiore o minore, sono in pericolo per tanti fattori. Una delle principali minacce alla loro esistenza è costituita dalle reti impiegate per la cattura dei tonni e dei pesci spada. Queste sono tanto robuste che arrivano a intrappolare anche capodogli lunghi 15 metri. Non pochi sono stati salvati da coraggiosi subacquei che hanno tagliato le maglie della rete strette intorno al corpo degli animali intrappolati, che avrebbero potuto ucciderli facilmente. Ma non l'hanno fatto, quasi avessero capito che gli uomini li stavano liberando dal groviglio di cordami che li aveva condannati a morte. Le reti uccidono anche quando sono abbandonate. Finiscono sul fondale, si coprono di sedimenti, diventano addirittura mimetiche, ma continuano a essere trappole robuste e micidiali. Si chiamano reti fantasma, perché nessuno sa più a chi appartengano, nessuno se ne prende più cura, ma proprio come fantasmi continuano a colpire con il favore dell'oscurità. Anche se buona parte del pesce che finisce sulle nostre tavole proviene dagli allevamenti intensivi e semi-estensivi che si sviluppano negli impianti di itticoltura e nelle lagune, c'è ancora una quota importante che è frutto del prelievo delle popolazioni selvatiche. In alcuni casi, gli stock ittici sono stati fortemente depauperati dall'attività di pesca non più sostenibile. Ed è stato necessario istituire aree protette e periodi di rispetto per consentire a molte specie di riprodursi. Conservare le risorse ittiche è fondamentale per garantire non solo cibo al genere umano, ma anche per mantenere le condizioni essenziali alla sopravvivenza degli organismi marini in cima alle catene alimentari. Dalla ricchezza e dalla produttività delle catene alimentari
dipende la presenza dei cetacei e dei tonni, gli altri grandi predatori del mare aperto. Il tonno è un animale affascinante, un pesce grande e veloce. Nelle sue arterie scorre sangue caldo. La sua capacità riproduttiva è stupefacente. Ogni femmina può deporre 30 milioni di uova, ma di queste solo poche daranno origine a un tonno adulto. I pesci spada e i tonni non conoscevano nemici. Ma gli uomini si sono inseriti da tempo nella stessa catena alimentare, addirittura più in alto, trasformandoli da predatori in prede. Finita l'epoca delle feluche con gli arpioni e delle tonnare di terra, i soli sistemi selettivi per pescare in modo sostenibile questi grandi pesci, adesso queste specie sono catturate in modo indiscriminato. Lo fanno i pescherecci d'altura, con reti da circuizione. Si chiamano tonnare volanti e provocano stragi indiscriminate di esemplari adulti e giovani e soprattutto causano la morte di animali che non hanno valore commerciale, ma restano ugualmente intrappolate dalle reti come i delfini, gli squali e le tartarughe marine. Le tartarughe marine sono vittime anche delle lenze lunghe, o palangari, perché mangiano le esche e restano con l'amo conficcato nella bocca. Ogni anno ne sono accidentalmente catturate migliaia. Le loro carcasse, prima o poi, finiscono sulle spiagge insieme ai rifiuti che il mare porta inesorabilmente a riva. Alcune tartarughe marine sono trovate ancora in vita e hanno una speranza di salvarsi se sono portate in uno dei centri specializzati per il loro recupero, come quello dell'area marina protetta di Torre Guaceto, in Puglia. Questi esemplari, lunghi quasi un metro, hanno almeno 30 anni di età. Sono femmine riproduttive, la parte più vitale e importante della popolazione. Salvarne anche una sola significa garantire negli anni successivi la deposizione di migliaia di uova. Ma per ogni tartaruga recuperata ce ne sono centinaia che muoiono senza che nessuno se ne renda conto. Il capodoglio condivide il suo cibo con un altro specialista di calamari. Il grampo è un cetaceo che raggiunge i 4 metri di lunghezza e i 5 quintali di peso. Si riconosce perché ha la pelle lucida, segnata da cicatrici bianche, e una piccola bocca armata di denti conici solo sulla mascella superiore. Sono denti corti e tozzi, fatti per masticare i calamari e gli altri cefalopodi che costituiscono il suo alimento quasi esclusivo. Un tempo si vedevano grandi gruppi. Oggi si incontrano pochi esemplari riuniti in piccole squadre. Un calo preoccupante, di cui oggi si conoscono anche le cause. Ecco, questo è un killer di molte specie di cetacei, un sacchetto di plastica. Soprattutto le specie teutofaghe, come lobicefali, zifi, grampi, ma anche capodogli stessi, vanno ad alimentarsi di calamari che mangiano sacchetti di plastica pensando di aver catturato una preda. In questo modo, dopo un po' di tempo, si crea nello stomaco un ammasso compatto di plastica che ostruisce completamente l'apparato digerente e questi animali finiscono per morire
e noi troviamo le carcasse sulle spiagge, facendo l'autopsia si scopre che la causa di morte è proprio dovuta a questi accumuli di sacchetti di plastica all'interno del loro apparato digerente. I corpi privi di vita dei grampi e degli altri cetacei prima o poi vengono spinti a riva dalle onde e dalle correnti. Per chi si occupa di igiene pubblica sono dei rifiuti ingombranti che devono essere inceneriti. Per chi studia la vita del mare sono materiale biologico prezioso per completare statistiche e soprattutto individuare le cause di mortalità. Occhi e croci, direi la vertebra di un globicefalo, di un animale quindi di circa 4 metri di lunghezza. Oggi esiste tutta una rete di rilevatori che operano sulle coste italiane per raccogliere le segnalazioni di cetacei spiaggiati, a volte arrivano addirittura morenti, si fa di tutto per salvarli, ma quando un cetaceo finisce sulla costa è molto difficile che l'animale possa tornare in mare. Gli scheletri finiscono nelle collezioni dei musei e rappresentano utile materiale di studio sul quale si sono formate generazioni di studiosi di mammiferi marini. Cristalline e calde, piene di luce. Le acque del Mediterraneo sono molto diverse da quelle fredde dell'oceano, ma sono comunque ideali per i globicefali, grandi delfini di abitudini sociali che vivono in branchi come lupi. Questo gruppo è composto da una trentina di esemplari ed è stato intercettato fra la Corsica e Capraia. Il motore gira al minimo per non disturbarli, poi l'elica si ferma. L'imbarcazione adesso è immobile, per consentire agli animali di avvicinarsi senza timore. Alcuni tirano fuori la testa dall'acqua per vedere cosa sta accadendo fuori dal loro mondo marino. I globicefali possono essere considerati cugini dei grampi, ma sono molto più grandi, perché possono raggiungere 8 metri di lunghezza e 4 tonnellate di peso. La loro testa rotonda contiene il melone, un organo che ha la funzione di concentrare e amplificare i segnali sonori. Sono animali intelligenti, come tutti i mammiferi marini, e comunicano fra loro con schiocchi e fischi modulati. Alcune di queste emissioni hanno un significato ben preciso. Altre permettono di localizzare gli oggetti e valutarne la forma, le dimensioni e le caratteristiche. Un po' come il sonar utilizzato dai pipistrelli. Nel gruppo c'è un cucciolo. È circondato dagli adulti che gli fanno scudo con il proprio corpo. È un piccolo per modo di dire, perché già supera il metro di lunghezza. È nato dopo una gestazione di 14 mesi e resterà con la madre almeno per 2 anni in questo tratto del Tirreno settentrionale. Qui si trova il santuario marino, un tratto di mare compreso fra la Corsica e la Sardegna, la Liguria, la Francia e la Toscana. È la più grande area protetta del Mediterraneo. 84.000 km quadrati, 200 volte l'estensione del Parco Nazionale d'Abruzzo. È importante per i cetacei, ma non solo per essi. Alcuni scogli sono abitati da un gabbiano piccolo e delicato che vive in alto mare e si nutre di pesci.
Per questo è molto diverso dal gabbiano reale, invadente, comune e abituato a nutrirsi di rifiuti. Il gabbiano corso, questo è il nome dell'elegante gabbiano di alto mare, in tutto il mondo vive solo nel Mar Mediterraneo. Il suo quartier generale è rappresentato da piccoli scogli disabitati dove depone le sue uova, al riparo delle rocce e dei cespugli. Il gabbiano corso è un vero indicatore di qualità ambientale, la cui presenza è da sola indice di condizioni ecologiche ottimali. Significa che le catene alimentari sono solide e soprattutto che il mare non è inquinato. Il guano depositato dai gabbiani e dagli altri uccelli marini sulle rocce è un concentrato di nitrati e di fosfati, veri e propri concimi naturali. Le correnti marine, poi, contribuiscono a fertilizzare le acque superficiali, portando verso l'alto i composti chimici depositati sul fondo del mare che permettono lo sviluppo del plancton. Il rientro dei pescherecci in porto è un momento particolarmente interessante per chi studia le risorse marine. Dalla quantità e dalle dimensioni del pesce catturato si possono trarre le prime considerazioni sulla situazione degli stock ittici. In alcuni casi si possono scoprire animali interessanti e poco noti. E a volte è possibile verificare comportamenti nuovi e inconsueti, frutto di vere e proprie rivoluzioni culturali, delle quali questa volta non sono protagonisti gli uomini, ma alcuni animali particolarmente legati agli ecosistemi marini. I gabbiani corsi di Gallipoli, una cittadina sulla costa del Mar Ionio, in Puglia, ormai si nutrono in prevalenza degli scarti del pescato, di quanto i pescherecci, che sono molto numerosi in questo centro, rilasciano dopo le loro battute di pesca con i tramagli e soprattutto con le reti a strascico. Comportamento che era esclusivo del gabbiano reale e che mai il gabbiano corso aveva sviluppato. Ma in questa situazione ormai i gabbiani corsi attendono l'arrivo dei pescherecci, il rientro in porto, spesso li seguono addirittura accompagnandoli quando entrano nella diga foranea, per poi nutrirsi di quanto i pescatori vanno a gettare in mare pulendo le reti. È un fatto straordinario, significa che il gabbiano corso ha in buona parte modificato le sue abitudini, non è più quel gabbiano di alto mare, pelagico, pescatore di sardine, di alici, di piccoli cefalopodi, ma è diventato un commensale dell'uomo, esattamente come il gabbiano reale. Cosa significherà questo? Probabilmente la specie ha delle chance in più di diffondersi nel suo ambiente. Da prima era molto rara, relegata a poche situazioni, potrebbe diventare una specie molto più comune, molto più diffusa e a questo punto anche recuperare quella crisi demografica che aveva subito negli anni 70-80. Adesso l'imbarcazione dei ricercatori è entrata nel territorio dei delfini. Un gruppo di tursiopi precede l'imbarcazione. Sono curiosi. Girano la testa per spiare gli uomini che li stanno seguendo. Filano a 10 nodi senza fare il minimo sforzo. Il loro corpo idrodinamico
fende l'acqua con la potenza e la velocità di un siluro. Ormai la terraferma è quasi scomparsa all'orizzonte. I tursiopi, che amano le coste, sono rimasti indietro. A un tratto, il mantello acqueo si apre. Una stenella. La prima di un grosso gruppo. Le stenelle sono i funamboli, i giocosi atleti del circo marino, senza sbarre e senza muri. A differenza dei tursiopi, le stenelle preferiscono vivere in alto mare. Sono delfini pelagici. I gruppi possono contare decine di esemplari e nel santuario marino si concentra una quota rilevante di tutta la popolazione mediterranea. Grazie alla loro prodigiosa velocità e alla resistenza nel nuoto, le stenelle si spostano in uno spazio senza confini, alla ricerca dei banchi di sardine e di sgombri. Sembrano in aumento, ma la loro esistenza è sempre appesa a un filo, a un delicato equilibrio che potrebbe rompersi da un giorno all'altro. Il Mar Mediterraneo, circondato dalle terre, collegato all'oceano attraverso l'esile stretto di Gibilterra, infatti, impiega più di 70 anni per rinnovare le sue acque. E qualsiasi incidente avrebbe portate catastrofiche per tutte le creature che lo abitano. Le nazioni che si affacciano sul santuario marino si esercitano regolarmente per mettere a punto i sistemi di pronto intervento, per contenere e recuperare il petrolio in caso di un incidente che coinvolga petroliere o piattaforme offshore. Le navi antinquinamento e i rimorchiatori italiani, francesi e monegaschi si esercitano a distendere delle barriere galleggianti per circoscrivere le chiazze di idrocarburi e dare tempo alle pompe delle imbarcazioni di risucchiare l'acqua inquinata. Un tempo sarebbero intervenute con i solventi, che avrebbero emulsionato gli idrocarburi e li avrebbero fatti scendere sul fondale, nascondendoli così alla vista degli uomini, ma provocando danni ancora maggiori. Intervenire con tempestività è fondamentale, ma è ancora più importante prevenire gli incidenti con un controllo accurato delle rotte percorse dai traghetti, dalle navi porta-container e dalle petroliere. Le stesse rotte percorse dai giganti del Mediterraneo, gli animali in cima alla lista rossa delle specie in pericolo, le balenottere.
Il santuario marino è importante per tutte le specie di cetacei del Mediterraneo. Ma lo è in particolare per questi animali che vengono qui d'estate per nutrirsi del krill. A 20 miglia dalla costa ligure, quasi al confine con la Francia, ci sono buone possibilità di incontrare le balenottere. Ma sembra che siano scomparse, forse a causa della temperatura elevata dell'acqua. Quando ci si avvicina alle isole, si sente il canto delle berte, i grandi uccelli che di giorno stanno in mare aperto, ma di notte tornano ai nidi annunciandosi con i loro versi lamentosi. L'alba si fa avanti e gli ultimi lampi di un faro ammiccano dalla costa. L'imbarcazione dei ricercatori della Tetis dà un passaggio a un autostoppista che si trova in mezzo al mare e che ha bisogno di riposarsi, come questo piccolo voltapietre. Voltapietre è un uccello di ripa, un parente del piviere, fa una lunga migrazione fino alle zone artiche e chiaramente questo esemplare, attraversando il mare, si è trovato forse in difficoltà, era molto stanco e si è posato qui sull'imbarcazione. Arriverà in prossimità della costa e poi ci lascerà, se ne andrà con le sue ali. Navigando nel santuario marino si fanno sempre incontri molto interessanti. Una tartaruga marina, Caretta caretta, la specie più comune presente nel Mediterraneo. Ce ne sono tre di specie nel Mediterraneo, questa, la caretta caretta, è la più comune, quella che nidifica regolarmente anche lungo le coste italiane. E poi ci sono un po' di tartarughe verdi, soprattutto nel Mediterraneo orientale, e qualche sfargide, la dermocheide, una specie di grandi dimensioni, pelagica, difficilissima da osservare. Le tartarughe carette frequentano le zone dove il mare non è molto profondo, dove possono spingersi sul fondale alla ricerca di recci di mare, oloturie, alghe, crostacei che rappresentano il loro alimento principale. Oh, magnifiche! Due mobule! La manta del Mediterraneo. Lontano parente degli squali e invece vicino parente della grande manta oceanica. Questi sono animali che possono raggiungere i 3 metri di apertura. Non apertura alare, ma apertura di pinne. In realtà sembrano come dei grandi uccelli che si muovono nel mare alla ricerca del loro alimento, rappresentato da minuscoli organismi del plancton, sono dei planctofagi, un po' come lo squalo balena, un po' come la stessa manta gigante oceanica. Sono animali molto misteriosi, si sa pochissimo di loro, non si conoscono le zone dove si riproducono, neanche quali rotte di migrazione seguono. Ogni tanto si incontrano. Devo dire che sono animali divenuti effettivamente molto rari, sempre più difficili da osservare.
balenottere dovrebbero essere da queste parti. Ma dove? È come cercare un ago in un pagliaio. Un grosso ago, indubbiamente, ma in un pagliaio di grandi dimensioni. In compenso, ci sono molte meduse. Sono animali eleganti, che gli uomini sono soliti definire ammassi di gelatina, perché il loro corpo è composto al 90% di acqua. Le meduse sono parenti dei coralli, ma a differenza di questi, trascorrono gran parte della loro vita fluttuando nelle vastità dell'oceano, muovendosi con il pulsare ritmico del loro ombrello e lasciandosi cullare e trasportare dalle correnti e dalle onde. A volte non c'è bisogno di andare in alto mare per incontrare le meduse, perché sono le meduse che vengono a riva, come in questo caso, uno spiaggiamento massiccio di velelle. Sono delle piccole meduse della classe degli idrozoi, organismi particolari che hanno questa caratteristica vela triangolare che permette loro di raccogliere il vento e così si lasciano spingere, spesso proprio sulle coste, dove naturalmente muoiono a migliaia, a milioni. Sono degli organismi pelagici, predatori di uova di pesci, di piccoli pesci, di organismi planctonici, crostacei, larve di cefalopodi, di molluschi, e quindi hanno un ruolo importante nelle catene alimentari. Sicuramente il loro aumento negli ultimi anni è legato a questi squilibri nelle catene alimentari marine. La scomparsa dei pesci, che sono dei competitori alimentari perché si nutrono delle stesse piccole prede. La diminuzione delle tartarughe marine, che sono a loro volta dei predatori di velelle. E probabilmente anche l'aumento delle temperature, che sicuramente influisce sulla crescita demografica, sulla fioritura di questi organismi, che restano comunque elegantissimi. Un merletto viola su tutta la spiaggia, depositato dalle correnti e dai venti marini. Le meduse sono animali antichissimi dal punto di vista dell'evoluzione, molto più antichi dei dinosauri. Ma mentre quelli si sono estinti, le meduse continuano a prosperare, anzi, aumentano. Secondo gli esperti, le invasioni di meduse sono diventate più frequenti a causa di una serie di mutamenti ambientali connessi ai cambiamenti climatici. Ma ne sappiamo ancora troppo poco per trarre conclusioni. Oggi questi animali possono contare su risorse alimentari più abbondanti a causa della diminuzione dei pesci, soggetti a uno sfruttamento ormai insostenibile. Le meduse e molti pesci oggetto di pesca, come le sardine, mangiano le stesse cose, cioè il plancton. Se diminuiscono i pesci, le meduse hanno una maggiore quantità di cibo a disposizione. L'estremità meridionale del santuario marino è particolarmente interessante per la presenza delle balenottere. Corrisponde al canale del Monte Argentario, il braccio di mare che separa il promontorio dall'isola del Giglio, circa 15 miglia di mare aperto, dove transitano le balenottere quando si spostano dal Tirreno meridionale verso il Golfo Ligure. E allora passano qui, in questa zona, si possono osservare anche dall'alto e si possono riconoscere con una certa facilità, perché le balenottere, quando emergono, spruzzano l'aria e quindi anche l'acqua in verticale sopra la loro testa, mentre invece il capodoglio lo fa in avanti. E questo permette di riconoscere anche da grande distanza questi animali. E se si è fortunati, si possono osservare. Laggiù soffia! Ore 15! È una balenottera! Questo esemplare supera i 20 metri di lunghezza e dovrebbe pesare 100 tonnellate. Quanto 100 autovetture! Eppure si muove con la velocità e la grazia di un delfino. La balenottera comune è uno dei più grandi animali mai esistiti sul pianeta
secondo solo alla balenottera azzurra. Grazie alle analisi del DNA, si è scoperto che le balenottere del Mediterraneo appartengono a una popolazione particolare, ben distinta da quella che vive nell'Oceano Atlantico. Un fatto che rende ancora più prezioso quest'animale. Vero monumento vivente alla bellezza di questo piccolo mare, circondato dalle terre. Nuota senza deviare dalla sua rotta, come una grande nave. La piccola pinna dorsale emerge appena dalla superficie del mare che il grande corpo fende con eleganza. Forse ignara dei cambiamenti che stanno avvenendo intorno a lei, di un mare sempre più caldo, sempre più affollato, sempre più povero di pesce e pieno di meduse. Ma lei prosegue imperterrita nella sua navigazione, diretta dove solo lei sa.